cordiale e sentito benvenuto a tutti i presenti. Un saluto particolarmente affettuoso ai parenti dei nostri soldati, che 40 anni or sono persero la vita in quel tragico evento del maggio 1976. Un doveroso ringraziamento a tutte le autorità qui convenute ed ai gentili ospiti, che con la loro presenza hanno voluto sottolineare la solennità della commemorazione. Verrà ora inaugurata una scultura in pietra bianca della Maiella, realizzata dall'artista finocchiere Diego Mostacci. La scultura rappresenta un tenero e struggente abbraccio tra una madre e il figlio alpino, morto a causa del terremoto. L'artista ha voluto così restituire alle vittime e alle loro famiglie il calore di quell'ultimo abbraccio, che l'immane tragedia ha loro negato. Un'opera emozionante e commovente che cristallizza il momento dell'addio. Un attimo di assoluto silenzio nel frastuono del dramma. Un doloroso saluto carico di amore e di parole non dette. Santa Messa. Al termine della messa si chiede ai gentili ospiti di rimanere ai propri posti, in attesa che avvenga la cerimonia di deposizione di corona d'alloro presso il monumento che ricorda i caduti. Laudate Domino, Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Insieme confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio nostro Padre, disponi sempre al bene i nostri cuori, perché nel continuo desiderio di elevarci a Te possiamo vivere pienamente il mistero pasquale. Per il nostro Signore
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo. Dagli Atti degli Apostoli. Trascorso d'Antiochia un po' di tempo, Paolo partì di nuovo percorrendo di seguito le regioni della Galazia e della Frigia, confermando nella fede tutti i discepoli. Arrivò a Efeso un giudeo chiamato Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, versato nelle scritture. Questi era stato ammaestrato nella vita del Signore e pieno di fervore parlava e insegnava esattamente ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Egli intanto incominciò a parlare francamente nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la vita di Dio. Poiché egli desiderava passare nella Caia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli per fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che per opera della grazia erano divenuti credenti. Confutava infatti vigorosamente i giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le scritture che Gesù è il Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti lodino, o Dio, tutti i popoli della terra. Ti lodino, o Dio, tutti i popoli della terra. Applaudite, popoli tutti. Acclamate Dio con voci di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, Re grande su tutta la terra. Ti lodino, o Dio, tutti i popoli della terra. Dio è Re di tutta la terra. Cantate inni con arte. Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo. Ti lodino, o Dio, tutti i popoli della terra. I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, egli è l'Altissimo. Ti lodino, o Dio, tutti i popoli della terra. Alleluia! Alleluia, alleluia. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e vado al Padre. Alleluia. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose vi ho dette in similitudini, ma verrà l'ora in cui non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e io non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso vi ama perché voi mi avete amato e avete creduto che io sono venuto da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Parola del Signore. Gloria. Ci sediamo.
cari amici, viviamo in maniera solenne e lo si vede quest'oggi che la celebrazione è solenne, perché la solennità è data evidentemente dalle cariche qui presenti, che evidentemente ringrazio, ma particolarmente la solennità è data dal concorso di persone, di semplici cristiani, semplici fedeli, di persone che hanno voluto vivere e vogliono vivere insieme con noi questo momento di ricordo, evidentemente, ma un momento di ricordo che si deve, che non può che essere così, deve diventare preghiera. Un ricordo particolare, un saluto particolare lo vorrei formulare a Don Valentino, che rappresenta una delle comunità più importanti che ha vissuto le ferite del terremoto. E oggi, evidentemente, in questa celebrazione della Goi Pantanali, noi concentriamo l'attenzione non sulle vittime in generale, ma su quelle vittime militari che qui 40 anni fa precisamente persero la vita nel sisma del 76. Li vogliamo evidentemente ricordare, vi dicevo, ma vogliamo soprattutto in questo tempo di Pasqua, tempo in cui si ricorda in maniera solenne la risurrezione di Cristo e di tutti i cristiani legati con Cristo, affidarli nella nostra preghiera. Quindi cifra tonda, momento importante per poter rivivere, per poter vivere insieme quella fede che animò 40 anni fa, possiamo dire, i nostri padri. Sono un distratto osservatore, io, evidentemente, della, come si può dire, della vita che in questi giorni e delle celebrazioni che abbiamo vissuto e stiamo vivendo nel nostro Friuli. E mi ha colpito con tanta attenzione, ed è vero, io penso che sia proprio così, quello slogan cui si dice, perché in realtà il modello Friuli della ricostruzione. Io vorrei un attimo pensare, alla luce di questo Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo tra la risurrezione, l'ascensione e la prossima dono dello Spirito Santo che celebreremo fra qualche domenica, a pensare un po' agli animi e alle anime che in quella notte facevano un po' come faceva questo Vangelo di Giovanni. Guardate, vi leggo questa frase: in verità vi dico, abbiamo sentito nel Vangelo di oggi, se chiederete qualcosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete ed otterrete. Del modello Friuli io vorrei un po' presentare l'anima, qui compete al sacerdote evidentemente di questo modello. Quella notte e in quei giorni non sono mancate le preghiere di tante persone che hanno perso i loro cari, che sono stati sicuramente soccorsi. Non sono mancate le preghiere della comunità ecclesiale in genere, tante persone che non potendo intervenire fisicamente hanno detto: ecco, io innalzo una supplica al Signore, io chiedo una lode alla Vergine Maria, siamo nel mese di maggio, perché in qualche maniera il mio contributo possa essere un contributo dell'anima. Quindi in qualche maniera oggi vi vorrei presentare in maniera molto semplice, alla luce di questo Vangelo, dire: ecco, bisogna un po' riscoprire il modello Friuli dell'anima, il modello Friuli della spiritualità. Da quelle preghiere immagino il Signore in maniera, come fa sempre, in maniera un po' distaccata purtroppo, deve guardare la sofferenza che porta il male del terremoto. Non pensate che anche lui non abbia sofferto quella notte, no? Immaginate la sofferenza del padre inerme nella morte di suo figlio Gesù Cristo. Questo è successo in quella notte. E poi le preghiere di tanti fedeli, vi dicevo, che sono diventate veramente realtà, sono diventate carità. Prima di ricostruire gli edifici si è dovuto ricostruire l'interiorità delle persone, la paura, la sofferenza, la disperazione. La preghiera diventava ottenimento, la preghiera diventava realtà, perché la fede, la speranza, la carità ha mosso le mani, le braccia, la volontà, lo spirito di tante persone. Ebbene, di questo modello dell'anima si ne vedono i frutti. Dobbiamo ringraziare il Signore. Si vede una caserma ricostruita, se ne rivedono le mura di una chiesa ricostruita,
che dice i simboli, la spiritualità di ciò che si vive da dentro, meglio di voi, voi dovreste dire quanta ricostruzione è venuta in questi 40 anni. Ma l'opera di ricostruzione dell'anima, l'opera della ricostruzione della carità, l'opera della ricostruzione della solidarietà, dei rapporti umani, non può rimanere chiusa a una data del 1976 e i suoi seguenti anni. La società, l'interiorità va costruita continuamente e va costituita e ricostruita continuamente in ossequio, in amore verso il Signore e in amore verso il prossimo. Ancora oggi ci viene chiesto, quest'oggi, di entrare in relazione col prossimo, di amare il prossimo, di fare gruppo, di fare società alla luce di questa frase del Vangelo che vi voglio ripetere. Ancora oggi chiedete qualcosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Finora non avete ancora chiesto nulla, dice il Signore, chiedete ed otterrete. Vi lascio a conclusione di questa piccola riflessione del Vangelo di Giovanni una mia esperienza personale. Due giorni fa ero all'Aquila per una visita del tutto personale e come ogni sacerdote celebro evidentemente la messa ogni giorno. Ho chiesto di celebrare la messa nella parrocchia di San Bernardino e la parrocchia di San Bernardino, se qualcuno di voi ha conosciuto, è una parrocchia penso tra le più distrutte, la parrocchia dei Francescani che sta al centro dell'Aquila. Mi ha colpito un grande libro bianco che stava in sagrestia, umilmente l'ho aperto, bello, veramente solenne, delle foto, bambini, famiglie intere, persone, rievocano i giusti ricordi che ciascuno di voi ha. E il titolo di quel libro mi ha colpito, che lo vorrei dedicare ai nostri caduti militari e per estensione evidentemente, a tutti i caduti e a tutti i morti del sisma del 76. C'era scritto così: semi di vita, semi di vita. Quindi oggi due slogan di questa celebrazione eucaristica ci possono rimanere forti nel cuore. La prima: dobbiamo ricostruire l'interiorità, vogliamo un modello Friuli dell'anima per continuare a tenere forte la nostra società, soprattutto nei valori, e ma vi permettete anche nella fede, nelle tradizioni, nell'amore per Dio e per il prossimo. È evidente questo. E poi, semi dell'anima. Ogni caduto militare per quanto riguarda noi, evidentemente questa celebrazione, cari amici, ma ogni morto del sisma del 76, non è una morte vana, soprattutto se effettivamente questo ci spinge a vincere e superare i nostri egoismi di ogni giorno e creare gruppo, solidarietà, vera carità cristiana. Ecco, con queste due parole, modello dell'anima, modello Friuli dell'anima e semi di vita, vogliamo vivere, ricordare, pregare, soprattutto in questo mese di maggio, dove abbiamo la Vergine Maria, dedicare veramente ogni nostra preghiera a una ricostruzione di rapporti sociali che deve venire giorno per giorno in ricordo del sacrificio dei nostri padri che ci hanno preceduto anche con il dono della vita. Sia lodato Gesù Cristo. Nel Cristo risorto il Padre ci dice che non abbandonerà nel sepolcro il suo consacrato, ma gli darà la vita nuova e senza fine. In questa promessa gli rivolgiamo le nostre suppliche. Diciamo insieme: Dio, nostra speranza, ascoltaci. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Per tutti i caduti militari del sisma del 76, perché accompagnati dalla nostra preghiera, per la divina misericordia, vengano accolti nella casa del Padre, noi ti preghiamo. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Per tutti i defunti, perché il bene che hanno seminato in vita gli ottenga il perdono dei peccati e porti frutti di redenzione eterna, noi ti preghiamo. Dio, nostra speranza, ascoltaci. Per tutti i morti a causa della violenza,
per tutti i colpiti da morte improvvisa, per quelli che in un momento di disperazione si sono tolti la vita, perché Dio Padre, per amore del suo Figlio, li accolga nell'eterna pace. Noi ti preghiamo. Dio nostra speranza, ascoltaci. Per il popolo santo di Dio, perché testimoni la vittoria di Cristo sulla morte, impegnandosi a promuovere la vita e la dignità umana, noi ti preghiamo. Dio nostra speranza, ascoltaci. Per noi, qui raccolti intorno alla mensa eucaristica, perché ci sentiamo più uniti fra noi e con tutti i fratelli vivi e defunti nell'amore di Cristo che ha vinto la morte, noi ti preghiamo. Dio nostra speranza, ascoltaci. A te salgono, Padre, le suppliche di questa tua famiglia, unita nel dolore e nella speranza della risurrezione. Fa che la fede professata nella preghiera dei nostri morti si manifesti con una vita coerente al Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Santifica, o Dio, i doni che ti presentiamo e trasforma in offerta perenne tutta la nostra vita, in unione alla vittima spirituale, il tuo servo Gesù. Unico sacrificio a te gradito, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore il nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore. E soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi proclama l'inno della tua gloria, insieme. Santo, 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 santo il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità.
questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i sacerdoti e il popolo che tu hai redento. Ricordati, Signore, dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati dei giovani che tu hai chiamato a te nella notte del 6 maggio di 40 anni fa. E dei quali noi ti facciamo memoria. Ricordati di tutti i defunti che affidiamo la tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tu la potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace.
non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Insieme. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la nostra pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Dio, che ci hai nutriti con questo sacramento. Ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale della Santa Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare. Ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Preghiera dell'Albino. Picchetto d'onore, attenti! Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle dritte pareti, oltre ai crepacci insidiosi. Rendici forti a difesa della nostra patria e della nostra bandiera e della nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti. Tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi e in armi, tu benedici e proteggi i nostri battaglioni e le nostre compagnie. Così sia. Dio, che nella resurrezione di Cristo hai operato la nostra salvezza, ci ha fatto suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Amen. Il Redentore, che ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E voi, che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, oh Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per noi e per le nostre famiglie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Thank you.
ricorda ai gentili ospiti di rimanere ai propri posti in attesa che avvenga la cerimonia di deposizione di corona d'alloro presso il monumento che ricorda i caduti. D'onore, riposo! Picchetto d'onore, attenti! Gruppo Artiglieria da Montagna Udine, Caporale Dal Bianco Doriano, Artigliere Bassett Arnaldo, Artigliere Callegari Mario, Artigliere Cascino Angelo, Artigliere D'Andrea Tullio, Artigliere Dare Guido, Artigliere Getti Roberto, Artigliere Luison Federico, Artigliere Mesoraca Mario, Artigliere Montagnier Silvano, Artigliere Mucignat Graziano, Artigliere Musca Rivanes, Artigliere Mutti Pierantonio, Artigliere Raggiotto Bruno, Battaglione Logistico Giulia, Autiere Battaglia Osvaldo, Autiere Bernardi Raffaele, Alpino Chiolerio Giacomo, Alpino Robo Pasquale, Gruppo Artiglieria da Montagna Conegliano, Caporale Calligaro Vanni, Artigliere Artuso Valerio, Artigliere Blasic Livio, Artigliere Zucchiatti Paolo, Compagnia Genio Pionieri Giulia, Sergente Maggiore Spirli Giuseppe, Caporale Slemitz Giuseppe, Geniere Alpino Borsato Luciano, Geniere Alpino Gava Renzo, Geniere Alpino Mauro Claudio, Geniere Alpino Roman Carlo, Geniere Alpino Sciulli Livio, Soldato Sabadini Marcello e Soldato Fusco Luigi, del 7° Battaglione Fanteria Motorizzata Cuneo, in servizio alla caserma Chiaradia di Artegna, deceduti nel crollo del Cinema Sociale di Gemona. Fante Forgiarini Antonio, del 73° Battaglione Fanteria d'Arresto Lombardia, in servizio alla caserma Tagliamento di Ardene, deceduto nel crollo della propria abitazione di Osotto. Capitano McBride Ronald George, pilota di elicottero delle Forze Armate Canadesi,
deceduto a seguito della caduta del proprio velivolo durante le fasi di soccorso alle popolazioni. Prende la parola la signora Giuseppina Virilli, rappresentante dei familiari delle vittime. Innanzitutto grazie ai parenti che ogni anno sono presenti alla cerimonia per ricordare i loro cari, strappati alla vita in quella orribile notte di maggio, mentre compivano il loro dovere di italiani. Nessuno di noi potrà mai dimenticare i loro giovani volti nel dramma delle loro famiglie. Poi un doveroso grazie va a quelli che oggi tutti chiamiamo i ragazzi del 76, ovvero i commilitoni che quella notte di 40 anni fa, alla luce dei fari delle camionette, si misero a scavare a mani nude, cercando disperatamente di salvare i loro compagni di Naia, e che dopo quell'esperienza non furono più gli stessi. Ma da Gemonese rivolgo un grazie anche ai commilitoni di quei ragazzi che quella sera erano in libera uscita, e immediatamente dopo la scossa furono tra i primi a prestarci soccorso. Grazie anche a tutta la Iulia, a tutte le forze nazionali, in armi e non, che si spesero per il Friuli e a tutti i volontari che accorsero in nostro aiuto. A nome di tutti i familiari, commilitoni e amici dei ragazzi che quel lontano 6 maggio andarono avanti, esprimo poi la profonda gratitudine alle autorità religiose, militari e civili, che ogni anno si spendono in prima persona affinché questa cerimonia possa avere luogo. Anni fa ai genitori di quelle 29 penne mozze fu fatta una promessa. I loro figli non saranno mai dimenticati e anche se un giorno questa caserma dovesse chiudere, noi ci troveremo all'esterno e finché anche l'ultimo dei commilitoni sarà in vita, non smetteremo di onorare la loro memoria. Grazie. Prende la parola il sindaco di Gemona del Friuli, Paolo Urbani. Illustrissimo capo di Stato Maggiore, generale Danilo Enrico, illustrissimo comandante delle truppe alpine, generale Alberto Primiceri, illustrissimo comandante regionale dei carabinieri, generale Procacci, autorità militari, caro commissario Giuseppe Zamberletti, autorità civili, è per me un onore oggi portare il saluto della comunità martire di Gemona a tutti voi. Ed è un onore soprattutto avervi qui, in questo luogo sacro, non solo alle penne nere, ma alla nazione intera. Ma l'abbraccio più affettuoso attraverso questo sindaco della città di Gemona giunga a tutti i parenti, a tutti gli amici, a tutti i commiltoni che qui hanno visto i loro figli, i loro fratelli, i loro amici perdere la vita nella tragica notte del 6 maggio del 1976. Gemona, città martire. Gemona, capitale del terremoto. Gemona, grazie anche agli alpini e grazie anche ai vigili del fuoco, capitale della ricostruzione. Gemona, che ha dato il suo nome a un battaglione alpino. Gemona, che come gli alpini ha pagato un altro tributo di sangue la sera del terremoto. Gemona, che ha visto i suoi alpini scavare nelle macerie della sua città. Gemona, che ha visto gli alpini sui tetti delle loro case nel momento ancora più difficile e drammatico della ricostruzione. Gemona, che sa che i valori dell'alpinità sono gli stessi valori che ci hanno permesso questo modello di ricostruzione. Gemona, che sa cosa vuol dire il lavoro e soprattutto che sa, come gli alpini, cosa vuol dire l'onestà. Gemona ieri ha ricevuto
il Presidente della Repubblica, onorevole Sergio Mattarella, e l'ha ricevuto prima di tutto nel suo cimitero. Ringraziamo il Presidente per quel gesto nobile e gentile di rendere omaggio prima di tutto ai nostri morti, ma anche a questi 29 alpini. Noi, ieri sera, come comunità di Gemona, ci siamo ritrovati, come sempre, da 40 anni nel nostro cimitero. A 40 anni di distanza il terremoto è ormai passato e anche la ricostruzione si avvia a essere conclusa. Ma noi, ancora una volta, ci siamo impegnati anche ieri sera a ricordare i nostri morti. E ricordare i nostri morti significa ricordare anche questi 29 alpini che a tutti gli effetti sono martiri come gemonesi di questa città. Grazie a tutti e un abbraccio dal sindaco di Gemona. Prende la parola il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Danilo Enrico. Comandante, ordine di riposo, grazie. Intanto rivolgo un cordiale saluto a tutte le autorità civili, militari e religiose intervenute, in particolare al dottor Urbani, sindaco di Gemona, al quale non potevo dire no, assolutamente. L'esercito non dimentica nessuno dei suoi caduti, qualsiasi sia stata la circostanza. E questa è una circostanza drammatica alla quale non potevo, ovviamente, la commemorazione non potevo mancare. Un saluto all'onorevole Zamberletti, illuminato commissario straordinario del governo all'epoca di quel tragico periodo. Io indegnamente ho avuto l'onore di lavorare poi successivamente nella quella che è stata poi il Dipartimento della Protezione Civile, che lei così in modo veramente incredibile ha organizzato, e da quel momento è nata la cultura nazionale sulla protezione civile. Quindi grazie onorevole Zamberletti, grazie di cuore. Ai familiari e a tutti i commilitoni oggi presenti dei 29 militari deceduti in occasione del terremoto che la sera del 6 maggio di 40 anni fa sconvolsero questa terra, ovviamente anche agli altri caduti per altre circostanze. Alla cittadinanza di Gemona, un saluto particolare, ai membri delle associazioni nazionali alpini. Io non sono un alpino, sono il capo dell'esercito, sono capo di tutte le specialità e armi dell'esercito. Non c'erano solo gli alpini, però c'erano anche altre armi e altre specialità. E questo è doveroso ricordarlo in onore di quanti hanno lavorato, perché poi a quel punto non è l'alpino, il cavaliere, il carrista, il bersagliere, ma sono tutti soldati dell'esercito. E questo ci tengo a dirlo, perché quantomeno nel rispetto di quanti hanno subito e lavorato nella tragedia. Oggi è la giornata del ricordo non solo di coloro che nell'assolvimento del proprio dovere trovarono la morte in questa caserma, ma idealmente anche di tutte le vittime di una tragedia che provocò un migliaio di morti e oltre 2.600 feriti tra la popolazione civile. Il loro ricordo resterà per sempre impresso nei nostri cuori e in quello di quanti sopravvissero a un sisma terribile che in una manciata di secondi mise in ginocchio l'intera regione, un modo di vivere, una cultura, un'intera comunità. Quello però che questa calamità non riuscì a distruggere fu la voglia di vivere, di risollevarsi e di ricostruire di tutti i friulani che, grazie a un encomiabile spirito di sacrificio e a un non comune impegno civile proprio delle genti di queste terre, furono capaci di ricomporre il tessuto sociale, morale ed economico di questa regione,
È vero che c'è stato l'aiuto, ma se non ci fosse stata la volontà della popolazione locale, l'aiuto sarebbe servito ben poco. Un aiuto che è venuto spontaneo, non è stato richiesto, perché la gente si è rimboccata le maniche da subito. Ricordavamo poco fa a Maiano che il giorno dopo sono andati gli operai a lavorare alla Snaidero, si sono ripresentati ai cancelli immediatamente, e questo è significativo. Una ricostruzione a cui l'esercito contribuì concretamente, stringendosi fraternamente agli abitanti di queste terre, cercando di alleviarne le sofferenze. Sin dagli attimi immediatamente successivi, il devastante Orcolat, come voi friulani soprannominate terremoto, e mi scuso sull'accento. La risposta della forza armata si concretizzò in un intervento pronto e determinante, grazie al quale i nostri uomini, molti dei quali oggi sono qui con noi, riuscirono a strappare alla morte numerose vite, scavando tra le macerie e, come è stato detto, addirittura anche con le mani stesse. Il personale dei 18 battaglioni dell'esercito stanziati nell'Italia nord-orientale accorse di iniziativa sulle strade, unendosi ai primissimi soccorritori, tra i quali vi erano centinaia di carabinieri, all'epoca prima arma dell'esercito, e di volontari dell'Associazione Nazionale Alpini, che prestarono anche in quel delicato e complesso contesto un'opera tanto insostituibile quanto preziosa, rinnovata successivamente in occasione di altre emergenze, tra le quali vorrei citare i più recenti interventi in favore della comunità colpita dal terremoto nell'Umbria, nelle Marche e in Emilia-Romagna nel 2012. Quello costituito dal personale di leva dell'esercito, specchio della generosità e della solidarietà dell'intera nazione, dagli alpini dell'ANA, che festeggeranno il loro 89esimo raduno annuale il prossimo fine settimana ad Asti, al quale avrò l'onore di partecipare, e dagli uomini della Benemerita, si rivelò pertanto un trinomio efficientissimo che consentì di gestire al meglio un'emergenza che è assurda a modello di cooperazione civile e militare su scala nazionale, e io direi non solo nazionale, onorevole Zamberletti, se mi sia consentito. Un'opera impagabile nei confronti della quale i friulani nutrono ancora oggi sentimenti di stima, come testimoniato dall'odierna cerimonia. Una gratitudine per l'operato dell'esercito che si unisce a quella di tante altre realtà del territorio nazionale, dove gli uomini e le donne della Forza Armata sono stati schierati a presidio del territorio in concorso alle forze dell'ordine, come ad esempio nell'ambito dell'operazione Strade Sicure a Terra dei Fuochi, ma anche a sostegno della collettività con interventi di ricerca e soccorso, antincendio, di bonifica dai residuati bellici, trasporti di emergenza e in occasione di altri catastrofici eventi naturali. In occasione del 155esimo anniversario della fondazione dell'esercito, celebrato pochi giorni fa alla presenza del Presidente della Repubblica, il Ministro della Difesa, senatrice Pinotti, ha affermato: esercito, voi ci siete sempre. Un motto di cui ci siamo appropriati da un paio d'anni, che veramente bene si addice alla storia passata, al presente e, posso dirlo con forza, al futuro. Noi ci siamo sempre, ma non con le armi, noi ci siamo sempre sul territorio per aiutare la gente, perché siamo espressione della collettività nazionale. Questo è l'esempio. Penso che questo sia il luogo e l'occasione migliore per farle eco, confermando ai friulani, a tutti i cittadini italiani, che così come nel 1976 noi ci siamo sempre e ci saremo sempre fra di loro. Tutta la nazione vede infatti i militari della Forza Armata quale saldo punto di riferimento morale e materiale nei momenti del bisogno e può quindi essere orgogliosa del suo esercito, poiché dal suo quotidiano lavoro traspare l'immagine di un'istituzione efficace, disponibile, assolutamente leale, affidabile e sempre pronta a operare in sinergia con le altre istituzioni per il bene della collettività. Ricordando ancora una volta i nostri caduti, ricordando ancora una volta quei ragazzi che stavano facendo il servizio di leva, che si sono trovati, ahimè, in questa terra, magari venendo anche da luoghi lontani, il nostro pensiero, e noi, questa è una promessa che continuiamo a ribadire a tutti i familiari, non solo non li dimenticheremo, ma noi li ricorderemo ogni anno in tutte le cerimonie, e il fatto di aver pronunciato i loro nomi significa che sono ancora nel nostro cuore e fanno ancora parte della famiglia dell'esercito, come i familiari di questi ragazzi fanno parte della grande famiglia dell'esercito. Grande gratitudine, grazie per la vostra riconoscenza, grazie per questa cerimonia,
Grazie per essere vicini all'esercito, noi siamo vicini a voi. Grazie. La cerimonia è terminata. Si ringraziano tutti i partecipanti per aver voluto onorare con la loro presenza i nostri caduti. Dicevo, in quell'occasione ognuno ha dato il massimo secondo le sue risorse. Giusti Fernando di risorse ne aveva tante e ha dato tutto. Lauri, eccolo qua, tutti per il ricorda tutti. Sono più di 40 anni, sì. Bene, sì. Bravo.